Del Ponte e del gruppo SEL del BEN e Marilli, preannuncio il nostro voto favorevole a questo provvedimento così come è stato emendato, perché in fondo risponde ad un principio, ad una regola di fondo, che appunto le regole vanno rispettate e bisogna farle rispettare. Mi pare che in questo provvedimento ci sia anche l'attenzione da parte dell'amministrazione a tenere conto delle possibili potenziali difficoltà dell'esercente, e quindi mi pare che anche sotto questo profilo vi sia lo spazio per riconoscere, ecco, questo il problema che può essere presente. Tuttavia non dimentichiamo che la regola deve essere anche precisa per non incorrere anche in possibili danni erariali. L'amministrazione non può correre questi rischi. Ciò detto, mi preme, ecco, sottolineare un richiamo più complessivo di valore politico al tema che stiamo discutendo, perché se è vero, come ricordava l'assessore mio, che i morosi si contano sulle dita di una mano, credo che non bastino le mani di tutti i consiglieri di minoranza per contare i vari esercizi che sono in funzione, sono aperti in tutto il centro storico della città. Cioè, il tema è un tema che dovremo affrontare, perché credo che sotto questo profilo qualcosa debba essere corretto, compreso quell'orribile, quell'orrendo mercatino di Natale che ogni anno si apre in mezzo a piazza 20 settembre sotto questo cielo stellato, che almeno a me procura tanta tristezza e che forse, insomma, varrebbe la pena anche di riconsiderare, valorizzando invece, perché il commercio, a mio giudizio, dovrebbe proprio pensare alla città anche nella sua dimensione sociale, nella sua dimensione aggregativa, nella sua dimensione urbanistica, per valorizzarla, non per abbruttirla. Ecco, quindi sotto questo profilo mi riservo in altri momenti e in altre occasioni di affrontare questo argomento. Però sul tema che oggi siamo chiamati a esprimere il nostro voto, riteniamo che la proposta dell'amministrazione meriti il nostro voto favorevole. Grazie.